Giorgio Rascelli è conosciuto ad Ostia per essere stato tanti anni insegnante di lettere alle scuole medie. Nel corso dell'estate ha pubblicato con Morellini Editore il suo sesto romanzo intitolato I nonni di Amatrice. Il libro racconta un'estate d'infanzia del protagonista Leo Narrante, Luigi, ad Amatrice Ginetto, presso la fattoria dei nonni ad Amatrice. Si dilunga nel raccontare i piccoli fatti quotidiani che avvengono nella fattoria, che affascinano tanto il bambino perché, abituato a vivere a Roma, tutte le novità del paese lo colpiscono e quindi segue il nonno nei campi, a mungere, in tutte le attività della fattoria. La seconda parte invece è una rassegna rapida delle estati dei decenni successivi, perché c'è l'ansia quasi di correre al finale, che è l'arrivo del terremoto, purtroppo. L'intento del libro è quello di fissare un ricordo della vecchia Amatrice, quella che preesisteva al terremoto e che non ci sarà più dopo il terremoto, perché per ovvie ragioni la nuova Amatrice, quella che sarà ricostruita, avrà dei connotati diversi. Mi pareva brutto che andasse perduto il ricordo di Amatrice com'era, soprattutto per le persone che non avevano avuto modo di visitarla. Allora ho voluto racchiudere in un racconto la vecchia Amatrice, la sua comunità, le sue idee, con tutto quello che la riguardava. Il personaggio è di fantasia, è inventato, e la realtà, quella di Amatrice, ahimè, è quella reale. C'è questo intreccio fra realtà e fantasia? Certo, l'architettura del romanzo è collocata in uno spazio reale. Amatrice, con la sua disposizione urbana, con la sua comunità, con tutto quello che riempie la vita di un paese. Dentro questa cornice generale i personaggi, gli eventi raccontati sono del tutto immaginari. Anche il nome del paese protagonista, Rivo, non è un paese che esiste, è un paese immaginario. Un libro che possiamo dire è stato ideato e scritto per non dimenticare. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbì.